10 maggio 2014, nuova Fiera di Roma con un grande evento, il primo qui a Roma, Luca? Assolutamente sì, il Roma Dance Show è la sua prima edizione e siamo qui alla nuova Fiera di Roma per dedicare a tutti coloro che amano la danza la possibilità di condividerla insieme a noi. Siamo con Luca Mitrano, appunto, nuova Fiera di Roma, e vuoi illustrarci il tuo concept su questo evento e anche quello che è gli eventi principali di questo weekend di maggio caldo qui a Roma, come si svolgerà e l'invito che puoi fare anche a chi vedrà i video, per esempio, questa sera. Assolutamente, noi praticamente qui alla nuova Fiera di Roma abbiamo lanciato un nuovo concept fieristico, ovvero un luogo di condivisione senza l'aspetto commerciale, per esaltare solo quello che è la passione per il mondo della danza. Ospitiamo i campionati mondiali del Lido, quindi le finali della più grande federazione al mondo, che si sposa con FIZ, che è la prima federazione italiana. Quindi parliamo di Coni Danza, che porterà qui le sue competizioni nazionali, che sceglieranno la rosa di atleti azzurri che andranno a rappresentare questo paese in giro per il mondo. Ma abbiamo anche ospitato Grandi Calà, siamo qui felici di ospitare il Teatro dell'Opera e tutte quelle realtà di danza che si sono fidelizzate a questo nuovo concept, che è un luogo di condivisione invece virtuale, che è Shawn, il social network della danza. Quindi diciamo appunto il social network di tua proprietà, lo possiamo dire, che è Shawn. Sì, Shawn.it è un social network verticale. E cosa vuol dire verticale? Noi abbiamo Facebook, che è un social network orizzontale, ovvero abbraccia un mondo infinito, e poi ci sono dei social network che invece abbracciano delle persone per una passione in comune. Tematici. Esatto. Verticale, benissimo. E quindi Shawn.it, che si occupa di danza, di ogni tipo di danza. Sì, assolutamente, si può condividere la passione per tutto quello che è il mondo danza, sia che tu sia un ballerino, sia che tu ami la danza, su Shawn lo puoi condividere. Com'è il momento per la danza nel 2014 in Italia e nel resto del mondo? Va di moda? C'è interesse? Sta in calo? Cosa vedi? Tu che sei un esperto, insomma. La prima forma di comunicazione a livello mondiale per l'essere umano non potrà mai trovare un picco in discesa. Il problema in questo paese è che la dobbiamo rivalutare e allinearla con il resto del mondo, che la considera una vera e propria forma d'arte. Io vi do solo un dato statistico: in Italia X milioni di persone seguono il calcio, X milioni di persone seguono la danza, e sono di più. La danza è un luogo comune, perché potrebbe comunque uscire fuori qualsiasi tipo di discorso che poi dopo tenderebbe a banalizzare, ma è realmente in ognuno di noi, ognuno di noi ha una sua danza interiore che la tira fuori o non la tira fuori, però è un piacere che ognuno di noi ha nel condividere, un'esigenza, sì, anche nel condividere, di muoversi, questa di ballare, sensazione, passione e stato mentale. Poi noi, diciamo, italiani, no, abbiamo appunto il ritmo, no? Tu sei di Napoli, mi dicevi, quindi quale migliore città, latini, no? Assolutamente. La siamo città del ritmo. Beh sì, poi che ha un gemellaggio internazionale, dire di essere napoletani in giro per il mondo a volte ha anche i suoi benefit. Nella danza ha i suoi benefit, anche nella musica, dobbiamo dire. Assolutamente. Un'ultima cosa, c'è qualche personaggio illustre che verrà in questi 2 o 3 giorni, oggi che è appunto sabato, domani ormai che è domenica? Guarda, posso dire che ci è venuto a trovare ieri, tra i tanti ci è venuto a trovare Christian De Sica, che sappiamo perfettamente quanto ami la danza. Balla anche bene. Certo, assolutamente. Ieri è stato qui con noi Christian De Sica, ma la cosa interessante non è tanto i personaggi, perché qui ce ne sono di personaggi, e cosa ospitiamo all'interno del Roma Dance Show. Noi ospitiamo, come vi dicevo, gare importantissime, ma ospitiamo anche anteprime mondiali. C'è Step Up 5 che ci ha scelto come luogo di comunicazione per comunicare la prossima uscita, che sarà addirittura ad agosto. Abbiamo comunque anche creato una forte partnership con Violetta, quindi le grandi produzioni legate al mondo danza, che si sono legate comunque a questo nostro concept fieristico nuovo e innovativo. Infatti abbiamo visto, possiamo anche spostarci in regia, inquadrare questo grande teatro, possiamo dirlo. Come possiamo definirlo? Palcoscenici giganti che ospitano veramente tante penso tante occhio persone. Almeno 2000 persone. Assolutamente, ogni padiglione fieristico è così costituito, con un grandissimo... Tutti e tre, abbiamo tre padiglioni, ogni padiglione ha il suo... Assolutamente, ha il suo palcoscenico, ha il suo luogo di condivisione legato al mondo danza, non c'è un aspetto commerciale volutamente, perché vogliamo essere in linea col trend del social. Il social è il gratuito e tutto quello che avviene all'interno di questa fiera è gratuito. E la regia, scusa se ti interrompo Luca, sta inquadrando, poi rigirarti di nuovo regia in inquadrare questo ring, se lo possiamo definire sì, così. Ci siamo inventati questo ring proprio per il lancio di Step Up.
Benissimo, e allora ti ringraziamo e andiamo in giro a documentare al meglio quello che hai organizzato. Grazie di cuore veramente. Viva la danza. E viva la danza sempre.